Questa la fa Marco Cardarelli. Ci auguriamo che il progetto Samba possa continuare con questa attitudine anche per il futuro. E dice, poi chiede, è lecito chiedervi se sarete in grado di garantire la necessaria forza economica per il campionato prossimo, visto che gli impegni saranno decisamente più onerosi? Io penso in tutta la discussione, insomma, No, se è stato detto. però sostanzialmente secondo noi potrebbe costare meno la struttura c'è, i giovani ci sono, in più il prossimo anno giocheranno quattro in campo, quindi nella rosa ci dovranno stare almeno 10-11 under, paradossalmente la Serie D possa costare di meno. Come quest'anno abbiamo fatto un budget inizialmente e ci siamo assicurati che questi soldi ci siano per affrontare, ci fossero per affrontare il campionato, già oggi stiamo trovando il budget per far sì che il prossimo anno il campionato si concluda e si concluda felicemente. Cioè, in risposta a questo si può fare una sintesi dicendo che praticamente Bartolomeo e Spina per il prossimo campionato di D loro garantiscono questa forza economica, però chiedono anche che non ci si può presentare in C2 così senza basi, e cioè che tutto questo progetto di cui è stato detto bisogna portarlo avanti sin da quando siamo, se Dio vorrà, in Serie D, insomma, nel Certo. prossimo settembre. Mi pare riassunto un po' così la cosa, no? Il Certo. concetto è Allora, questo, prima di insomma. tutto andiamo in Serie D. In Questo Serie D la cosa nuova. La cosa è andare in Serie D. a Pasqua, ha detto Sergio, quindi. A Pasqua. Quando siamo andati in Serie D ci metteremo a tavolino con l'allenatore e spero fortemente che già per il prossimo anno possa rimanere Paladini. Questa è una cosa importante, ma non solo Paladini, ma quello che ho visto è lo staff intero, dal vice, dal professore, che è molto molto unito e lavorano molto molto in sintonia. Quindi il prossimo passo è l'allenatore, dall'allenatore che conosce questa squadra. Personalmente io vedo che è una struttura valida già oggi per il prossimo anno, con l'innesto di 3-4 ragazzi giovani, e io ancora continuo a dire del posto. Perché è fondamentale che sia del posto, dobbiamo avere una squadra di San Benedettesi, se o di sangue o acquisiti, ma li Ma vogliamo di San Benedettesi. faccio una battuta perché Pino, mio fratello, quando fa la formazione si mette terzo, quarto, quinto, se sono tutti di San Benedetto facciamo Pompei settimo, Palestini decimo. È vero, è vero. Però è troppo tempo, è della mia generazione che non ci sono calciatori che calcano grandi palcoscenici di Comunque, San riassumendo, Benedettesi. la forza economica chiede, loro pensano la forza economica di poterla avere per la Serie D, però per non trovarsi, per non improvvisare poi in G2, il progetto deve partire sin dall'inizio del prossimo Ma se noi campionato, ci giusto? strutturiamo così come abbiamo Mamma. detto, la forza economica non serve, gli introiti arrivano. Sì, no, no, Evidentemente. però voi praticamente avete detto che la A meno che C2. non ci chiedete la Serie A, No, secondo no, no, me. ma per Come la questo Champions dico, League, no, per questo dico, la Serie diciamo che A. arrivare in G2 ci potrebbero anche farsela, come hanno fatto In qua. G2 noi ce la facciamo, è Noi ce chiaro la che poi facciamo, dopo, però dopo non bisogna se. aspettare di andare in G2 per portare avanti questo progetto, bisogna iniziarlo Assolutamente. sin da subito, anche se adesso lo potreste fare da soli. Questo Ti posso dire, se noi creiamo queste strutture, la gente viene qua Torna da sé. e ci porta in Serie Sì, l'agenda è chi? A. Gli imprenditori seri. Gli imprenditori seri, insieme a noi o senza di noi, se vedono Ma voi programmazione, non ve la se siete portati vede voi in che Serie A, c'è. no? Questo ci deve Con questo ripensare, progetto, no, se no la famiglia mia mi caccia. ma col progetto, mica perché, ma io, Sì, cioè, se voi noi la creiamo un progetto, se noi creiamo una struttura dove far crescere i ragazzi, se noi abbiamo uno stadio a norma, se noi creiamo questo prodotto Samb e la storia Samb, vi posso garantire che piace a tanti e a tanti, a tante persone, imprenditori che Butta hanno la via. veramente la capacità economica di investire, questo è un progetto che sicuramente può piacere
a tanti tanti imprenditori seri, perché mai daremo questa squadra ad imprenditori, a imprenditori seri che ci possono fare progetto, se questo progetto, adesso non è quello facile perché sta qui di Bartolomei, ma se questo progetto dovesse andare in porto, spiega certo. Bartolomei sempre gli fa autore, anche se dopo dice ma per andare, ora stiamo in serie C1, per andare in serie B, in serie A, dopo ci va un po', però il premio per aver riformato una società seria, insomma. Questo è il nostro obiettivo, posso garantire che noi questo è il nostro obiettivo, è quello di ricostruire una domanda che è arrivata in questo momento, non so. Allora, adesso una domanda che è arrivata adesso, non so se ci può rispondere. Dice: salve direttore, volevo chiedere al signor Bartolomei se e quando si potrà organizzare quella famosa partita in onore del nostro carissimo Borgonovo. Complimenti a tutta la società e alla vostra bellissima iniziativa. Grazie, salute. grazie di cuore. Questo progetto che Borgonovo vuole realizzare, vuole questa partita che Borgonovo vuole fare con tutte le sue forze a San Benedetto, dove si vuole fare questa amichevole tra San Benedettese e Milan, la si può fare nel momento in cui il campo è a norma, perché altrimenti non ce la faranno mai fare. Anche per questo noi vogliamo spingere per far sì che il campo possa arrivare a 15.000 posti, anche per e non basterebbe, però sicuramente per quella partita. Sarebbe una partita a scopo benefico e saremmo onorati noi come San Benedettese di farla, sia per soprattutto per Borgonovo e per la sua associazione. Quindi i tempi non sono, cioè. I tempi non sono domani, ripeto, noi il progetto lo presenteremo al comune tra la prossima settimana o quell'altra ancora. Da lì il comune non so che tipo di tempo ha bisogno per l'approvazione, e dopodiché la società che lo realizza ci ha detto che intorno ai 4-5 mesi si possa realizzare. È nostra intenzione di farla cominciare fine aprile e poi a settembre, quando ricomincia il campionato, può essere finita. Politicamente sono i mesi giusti per la giunta, perché precedono di poco le elezioni comunali. Sì, c'è un appello a sindaco che può essere un buon spot. Va bene, ringrazio il vicepresidente Bartolomei, Claudio Bartolomei, che grazie. È stato molto esauriente. Io penso grazie. Che anche questa trasmissione, per questo motivo, insomma, sia servita proprio a chiarire un po' le idee, certo. E anche al super tifoso Alessandro Civardi, nonché segretario dell'associazione Pro Tifosi. Grazie a voi per avermi invitato e buona serata a tutti. E alla prossima. Grazie, alla prossima.